Oh no, peggiore degli incubi. Hanno fatto un filtro facciale, ragazzi. Non ci credo. No, è una trollata, ragazzi. Hanno fatto veramente un filtro facciale. Brush together with Pokémon and rescue other Pokémon from cavity-causing bacteria. Poracci, che dire, Pokémon Presents è stato un evento alquanto particolare. Sarebbe sin troppo semplice prendersi gioco di una presentazione che si commenta da sola, ma secondo me il breve video di 11 minuti mette in luce un po' tutti i problemi di The Pokémon Company e del suo difficile rapporto che si è andato a instaurare con la community Pokémon negli ultimi anni. Quindi cercherò di ricompormi ed analizzare nel modo più lucido possibile il Pokémon Presents appena concluso, mettendone in evidenza i palesi difetti e cercando di capire le motivazioni dietro allo svolgimento della presentazione. Voi intanto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, ma prima lavatevi i denti. Noi abbiamo delle novità Pokémon, voi volete scoprirle. Secondo me bisogna partire da come The Pokémon Company ha voluto introdurre questo evento a sorpresa. Uno dei punti critici della comunicazione pubblicitaria dei giorni nostri è la gestione delle aspettative della propria utenza. Se da una parte è necessario far crescere quello che oggi viene comunemente chiamato hype, dall'altra questa è anche un'arma a doppio taglio, perché spesso sogni e desideri di una community vanno ben oltre gli scenari possibili. Era chiaro che questo mini evento non avrebbe ospitato alcun annuncio rivoluzionario. Io, ad esempio, avevo ipotizzato che le novità si sarebbero concentrate sul pass di espansione di Spada e Scudo, in una sorta di rilancio pubblicitario per metterne in evidenza l'uscita in giornata. Però, vuoi un po' il periodo vicino alle 3, vuoi un po' il relativo silenzio di Nintendo, è anche legittimo che le aspettative della community crescano vertiginosamente con un teaser del genere. Purtroppo la presentazione non è andata assolutamente come previsto, e a parte l'obbligatoria citazione al pass di espansione, qualche bonus sparso qua e là, pensato per celebrarne l'uscita, i restanti 8 minuti di video non possono non aver lasciato spiazzati. The Pokémon Company ha dedicato quasi l'interezza del filmato al mercato mobile, presentando un'app che è poco più di un filtro facciale, un puzzle game gestionale free to play con transazioni in game e qualche novità per Pokémon Go, che continua ad aggiornarsi implementando sempre più nuove feature. Unico guizzo di felicità per i vecchi fan nostalgici è stato il reveal a sorpresa di Pokémon Snap, remake dello storico rail shooter fotografico uscito per Nintendo 64 nel 1995. Questo è sicuramente un graditissimo ritorno, però mi domando che tipo di appeal possa avere verso il pubblico di oggi, di sicuro non più avvezzo alle dinamiche di gameplay degli sparatutto su rotaie, anzi, dei fotografatutto su rotaie. Tra l'altro, possiamo vedere un titolo nelle fasi iniziali di produzione che però graficamente sembra già parecchi passi avanti a quanto visto nei titoli di ottava generazione. Lo so, sembra tutto assurdo, ma per me questo Pokémon Presents va un attimo contestualizzato. Era chiaramente un evento pensato per il pubblico giapponese e per i gusti e la sensibilità dell'utenza nipponica. Non è un caso, ad esempio, che la prima famiglia che si vede in uno spot di Pokémon Smile non fosse occidentale, e credo che questa app abbia sicuramente un peso diverso in una società radicalmente diversa dalla nostra. Quindi sì, le aspettative della community erano esageratamente alte, ma The Pokémon Company ha sbagliato a dare un tale risalto internazionale a questo evento. O meglio, avrebbe anche potuto dedicare il minutaggio esclusivamente al DLC di Spada e Scudo, magari anche introducendo le novità di Go, ma presentando ufficialmente Smile e Caffè con dei video singoli, liberandoli così dal peso mediatico di dover aprire una presentazione così attesa dal grande pubblico. Facendo in questo modo, sarebbero stati recepiti con molta più calma da tutti quanti e magari accettati anche per quello che sono, una app a sfondo educativo e un gestionale mordi e fuggi pensato per un pubblico di casual gamer. Più dei titoli in sé, che ripeto, se contestualizzati possono avere il loro pubblico di riferimento, mi pare assurdo che Ishihara faccia di tutto per deludere le aspettative della community Pokémon, soprattutto dopo il mezzo disastro mediatico che è stato il lancio di Spada e Scudo. In un momento dove la fiducia dell'utenza è ai minimi storici, nonostante le vendite non accennino a diminuire, questi scivoloni andrebbero evitati e la comunicazione gestita in modo differente. Lo smacco finale poi è stato quello di anticipare un grosso reveal solo per rimandare
rimandarlo alla prossima settimana, trasformando così il Pokémon Presents in un dimenticabilissimo momento di passaggio, piuttosto che una conferenza ricca di novità. È ovvio, così come tutti quelli che si sono lamentati di Spada e Scudo alla fine hanno comprato il gioco senza pensarci due volte, così chi è rimasto completamente deluso da oggi sarà tra i primi a connettersi mercoledì prossimo per scoprire quale sarà questo grandissimo nuovo progetto segreto targato Pokémon. Però lasciatemelo dire, la sensazione è che le cose potrebbero essere gestite in modo molto migliore e per ogni passo in avanti fatto da Game Freak, Nintendo e The Pokémon Company c'è sempre qualcosa che frena il potenziale del brand, trattato ormai in modo confusionario e approssimativo. Nell'attesa del prossimo Presents, previsto per mercoledì 24, voglio proprio sapere cosa ne pensate del video di oggi. Delusi al 100% o salvate qualcosa? Mi raccomando, lasciate un like al video, lavatevi i denti e iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche. Io sono il Poro Michele, ciao!